Esistono tantissimi stili di danza, però a me piace pensare una cosa, che indipendentemente dalla varietà di stili che abbiamo a disposizione, c'è sempre una cosa che la accomuna, il fatto che la danza sia libertà e soprattutto sia l'espressione di se stessi. Quindi io con immenso piacere vi presento le nostre prossime ospiti, perché loro ci parleranno di una tipologia di danza molto particolare, molto conosciuta anche, però secondo me raccontata dagli addetti ai lavori ha anche un fascino in più. Quindi sto parlando di Suelo di Natale e Veronica Pesciarelli, che ci parleranno della loro scuola di danza orientale, Danza e Benessere. Benvenute ai nostri microfoni. Grazie, buonasera. Allora, danza orientale, quindi la danza che per eccellenza viene vista come una danza sensuale, una danza comunque veramente affascinante. Io prima di addentrarmi con voi proprio a parlare della vostra scuola e dei vostri corsi, e quindi anche dei benefici che questa danza ha, che ce n'ha veramente tantissimi, sono un po' curiosa di conoscere la vostra storia. Quindi che cosa vi ha spinto ad avvicinarvi proprio alla danza orientale? Allora, io ho iniziato il mio percorso, diciamo, a 5 anni con 10 anni di danza classica e poi successivamente ho provato una lezione di danza orientale e mi sono, diciamo, proprio innamorata di questa danza, per poi arrivare fino ad insegnarla. E con il tempo ho anche costruito una scuola. E tanto che Veronica è una mia allieva, ma oggi insegnante, quindi anche diplomata e tutto. Quindi Veronica, invece a te che cosa ti ha spinto ad avvicinarti al mondo della danza orientale? Con una semplice prova che si prova appunto in una scuola di danza, e dove appunto lei era l'insegnante, e così, diciamo, per gioco era iniziata questa prova. Poi dopo fare qualcosa di particolare. Come? Dicevo, il fare qualcosa magari sì, di particolare, di nuovo, che invece poi per caso originale, nasce. Esatto. Sì. E vedendo lei poi è partita, insomma, l'amore per questa disciplina e siamo ritrovate poi oggi che comunque collaboriamo insieme per far conoscere proprio questa disciplina un po' a tutti, a far innamorare un po' tutte le altre persone. E secondo me ci riuscite veramente tantissimo. Quindi poi nasce Danza e Benessere. Sì. E quindi, tant'è vero che, ecco, te Suelo mi parlavi tanto del fatto che per te è importante far conoscere i benefici della danza orientale, tant'è vero che Danza e Benessere già dice qualcosa. Sì, perché tutti pensano che la danza orientale, tanti appunto dicono danza del ventre, che sia solo e semplicemente una danza da cabaret. Invece non è così, perché ha origini, diciamo, profonde. Veniva fatta appunto per la fertilità, anche per la terra e così via, e quindi ha, diciamo, un'origine importante, diversamente da quello che si pensa. Non è solo una danza da mostrare, ma è proprio una danza delle donne per le donne. E infatti una cosa molto bella è che magari molto molto spesso c'è questa tendenza a pensare che magari le danze orientali siano per le donne già belle, invece no, perché è una danza che fa riscoprire la bellezza della donna, la fa sentire anche più bella. E rende appunto le donne molto più belle, molto più sensuali, fa acquisire anche la sicurezza in se stesse. Quindi anche avere una capacità di gestione del proprio corpo, sì. Anche un'accettazione magari certo, di quella pancetta un po' in più, che è proprio quel particolare che ti fa... Diventa qualità. Ecco, vedi. Bene. E quindi, Danza e Benessere, voi che cosa offrite a chi viene da voi? Che tipo di corsi ci sono? Allora, ci sono dei corsi dalle più piccoline, dalle bambine che si dilettano e giocano e imparano movimenti della pancia, a delle donne magari più mature che lo fanno appunto per il beneficio, perché fa tanto bene per la circolazione, per la colonna vertebrale e per tutto il corpo, quindi appunto proprio per il corpo femminile. Quindi sicuramente una bellissima opportunità per tutte, che infatti mi dicevi, da bambine fino agli over 65, quindi non c'è un limite di età per sperimentarsi e per sentirsi più belle. Assolutamente no. E questa è una cosa molto bella, anche perché poi gli date la possibilità di sentirsi più belle anche in pubblico, perché voi fate un sacco di eventi anche. Sì. E noi, diciamo, oltre chiaramente a gestire le lezioni, facciamo degli eventi, magari come quello che abbiamo fatto a Frascati, che è stato un bel evento. Abbiamo riportato in una chiave orientale la Divina Commedia. Bellissimo. Sì, e siccome appunto la danza orientale ci dà
ampio spazio, perché dalla danza classica orientale si può spaziare fino a una nuova evoluzione di danza che viene dall'America. È un insieme, diciamo, di una miscela di danza, e appunto danza orientale, il Bollywood, quindi la danza indiana, l'hip hop, e ci ha dato la possibilità di rappresentare appunto questo spettacolo. Infatti erroneamente pensiamo, come dicevate anche voi prima, danza orientale è solo danza del ventre, invece non è così. No, assolutamente no. Allora, viene chiamata danza del ventre, vi dico brevemente la storia, perché quando i francesi andavano alla conquista del Medio Oriente, vedevano queste ballerine bellissime e bravissime, facevano dei movimenti con la pancia, quindi col ventre. E quindi da lì nasce l'idea di le danse du ventre, ma nella realtà quella che facevano non era solamente i movimenti della pancia, ma muovevano tutto il corpo. Poi c'era anche la magia del velo, cioè sì. Quindi questo indumento, chiamavano indumento, molto bello, e molto non è importante. Sì. Sì. Non è l'unico, gli sono strumenti molteplici. Per la danza sono veramente tanti, ci sono le spade, i candelabri, e i bastoni, insomma. Ma è solo femminile o anche maschile? Allora, se parliamo di danza orientale, sia maschile che femminile, però chiaramente gli uomini fanno i folclori. Bene, e da voi ci sono anche la possibilità di fare danza per gli uomini? Guarda, magari. Li cerchiamo, facciamo li un appello. Esatto. Sarebbe bellissimo, perché poi le danze folcloristiche così a coppia sono veramente affascinanti. E quindi perché no? Cari ascoltatori, se magari volete sperimentarvi, noi vi consigliamo questa fantastica scuola in cui avete la possibilità di provare quella che è tutta la danza orientale, che poi in realtà scoprendo quella che è la danza orientale potete conoscere proprio tutta la cultura orientale, sì, quindi esatto. Calarvi proprio in un altro mondo, un mondo fatto di magia, di tante cose affascinanti. Quindi io direi a questo punto di dare tutti quanti i vostri contatti per venirvi a trovare. Ricordo innanzitutto che sono qui con noi Suelo Di Natale e Veronica Pesciarelli, con questa scuola di danza orientale, danza e benessere, che punta a farvi conoscere quella che è la magia della danza, ma soprattutto i tanti benefici che la danza orientale ha. E quindi io ve la consiglio. Le potete contattare al 338 47 84 453, oppure al 338 16 66 034. Loro si trovano in via dei Monti Ausoni 190 a Monte Confatri in provincia di Roma, e a via Campi Salentina 169 a Roma, in zona Villa Verde. Ma le potete contattare anche tramite Facebook, c'è il contatto di Suelo, quindi Suelo Di Natale, Veronica Mira, e poi anche Danza e Benessere. Ma non solo, abbiamo anche il sito web www.suelodinatale.it, e se volete richiedere delle informazioni vi consiglio anche l'indirizzo email suelodinatale@gmail.com. quindi su questi canali possiamo vedere anche i vari video delle performance che fate. Sì, esatto, video, spettacoli, prove foto. In sala, foto. E quindi che non ve le vedete? Andate, vedete, ve li postate, li condividete, perché comunque la danza è bello, è bellezza, non c'è niente da fare. Quindi calarsi in questo stile, ma in qualsiasi tipo di stile della danza, è sempre una magia in più. Volete salutare qualcuno? Salutiamo tutte le ragazze che verranno a trovarci. Sì. A assolutamente settembre. Sia le nuove, anche bravissime. Ricordiamo che a partire da settembre poi inizieranno i nuovi corsi. Sì, esatto. Quindi mi raccomando, andate lì, prenotatevi, è possibile fare anche una lezione di prova? Come no, sì. La prima lezione è sempre gratuita. Guarda, allora, Danza e Benessere, quello che sta in Monte Compatri, le lezioni saranno il lunedì sera alle 20:30. Quindi comunque perfetto anche per chi lavora, è un'ottima opportunità per staccare e soprattutto creare, dedicarsi un po' di tempo per se stessi. Sì. Quindi io vi ringrazio ancora per essere state qui con noi, Suelo Di Natale, Veronica Pesciarelli, Scuola di Danza Orientale, Danza e Benessere. Grazie ancora, grazie a voi. Grazie, buona serata. Grazie.